È considerata una malattia rara che colpisce un neonato su 20.000, ma è ancora poco conosciuta, così da non suscitare particolare attenzione nelle case farmaceutiche per la ricerca. È la sindrome di Williams, una patologia genetica di recente scoperta e riconoscibile dai particolari tratti somatici che caratterizzano chi ne è affetto, ma che, in compenso, ha una grande socievolezza e una loquacità spiccata. Due i casi riconosciuti al momento a Fano, anche se la diagnosi non è per niente semplice. Indubbiamente è un progetto impegnativo sotto tante forme, però anche come divulgazione, eccetera. Ma spero che grazie anche a voi, il vostro intervento, riusciate a darci una mano a divulgare questa malattia, che cos'è la sindrome di Williams, come si fanno diagnosi precoci, e far capire che al mondo i ragazzi con disabilità possono essere una risorsa e non un peso. E proprio per dare visibilità a questa sindrome, alcuni genitori si sono uniti in un'associazione che è l'organizzatrice dell'evento The Williams Tour Italia, con la collaborazione del team di Adriatica, l'imbarcazione costruita a Fano con nomi illustri come Patrizio Roversi e Susi Bladi, conduttori del programma Velisti per Caso. Adesso questo discorso con la sindrome di Williams calza a pennello, perché Adriatica diventa il pretesto per una operazione mediatica soprattutto sulla sindrome di Williams, ma non solo, cioè far capire che cos'è, pubblicizzare questa malattia cosiddetta rara, che tanto rara non è, ma anche creare un momento di relazioni collettive. Gli scopi sono tanti. Innanzitutto questo gruppo di ragazzi che salirà in barca, si darà il cambio in barca, primo scopo avere delle buone relazioni con gli altri, con il mare, imparare delle cose. Altro scopo, ci saranno a bordo dei medici che studieranno le loro reazioni e quindi la ricerca avrà un impulso. Lo scopo fondamentale è fermarsi nei vari porti e fare delle conferenze, chiamare della gente e quindi raccontare questa malattia rara che spesso non è diagnosticata in tempo. La prima edizione partirà il 22 settembre da Genova e coinvolgerà nei 39 giorni di navigazione 20 giovani affetti dalla sindrome che toccheranno 11 porti italiani fino ad arrivare il 30 ottobre nella Città della Fortuna.